qui siamo con i Saviors nel backstage. Stanno... Attenzione! Crescente Roxon! E beh... I campioni di coppia sono qui! Ma gli sfidanti, gli ex campioni! Li allontanano con la forza! E beh, quest'oggi hanno voluto strafare la New Slang Gang e i Saviors li hanno rispediti al mittente! Oh,
nostro primo main event serale qui, Colorado Springs. La montata è veramente molto ricca, intensa. Subito tenta la sleeper hold, è bravissimo Larry Johnson in questa circostanza. Larry Johnson subito float over neck breaker, manovra tipica di FMO questa. Larry Johnson subito che vuole provare a chiudere, lo mette all'angolo immediatamente e c'è il braccio teso. Larry Johnson è in grande condizione, è in grandissima condizione questo Larry Johnson. Attenzione qua, tenta di parare il colpo. Attenzione, il pubblico è tutto con lui. Il campione WWF viene demolito ancora, viene ancora demolito. Però ora ci sta un po' giocherellando Larry Johnson, deve stare attento. Vero, attenzione, spinebuster. Peraltro molto simile a quella di Larry Johnson. Attenzione, il Johnson qua lo fa correre, vediamo se è una buona idea, vediamo se è una buona idea. Dragon Slam, Winds of Change. Ottima manovra, esecuzione questa. Vai, è lo smash ancora. Attenzione, che li fa qui? Lo mette lì, lo mette lì. Alexander qui però si toglie, è Running Bulldog, non è il Johnson che sta completamente dominando la contesa contro addirittura il campione WWF. D'altronde fino a un mesetto fa Larry Johnson aveva battuto Alexander, quindi non è che sia una novità. Alexander ha sfruttato l'incasso della valigetta, dunque è diventato campione WWF, ma non è che sia migliore lentamente di Larry Johnson. Attenzione qui, intanto continua la presa di sottomissione. No, Larry Johnson ancora dice è no bello becca di questa float over diritti e io mi devo casare con il pubblico. Oh, attenzione però, attenzione alla reazione, attenzione. Spinebuster di David Johnson, Spinebuster di David Johnson. Cosa vuol fare? Tappaletto, lo aspetta al barco, sta prendendo troppo qua. Sì, infatti Alexander lo aspettava al barco. Backbreaker modificato, devastante, lo aspetta sciato in due qua, devastante Alexander. Mamma mia, oh che botta, mamma mia che botta. Per fortuna che c'è il paletto protettivo, ma ovviamente questo non è che cambia le cose. Alexander ora sta sfruttando gli errori di David Johnson, però ancora agisce molto bene, una serie di spallate. No, è incassato il backbreaker devastante prima. Attenzione qua, attenzione, lo mette giù a vuoto. Niente a fare, sleeper hold ancora. Ricorda però stavolta non sono lontane. Attenzione Alexander, attenzione Alexander, bravo David Johnson in questa circostanza, bravo David Johnson. Ma attenzione, Alexander lo prende e c'è la spinebuster che può chiudere il gioco. Qua chiude i giochi, penso che qua chiude i giochi. Niente a fare. E ancora, mamma mia, lo sta distruggendo. Attenzione, il Johnson è bravo qua. Oh, Scambio tra i due, Alexander, David Johnson, Johnson la meglio, il Montilla la meglio, ma no, c'è Dante, The Black Spiders, e questo è un match senza squalifiche, e dunque tutto è lecito, ma arrivano anche Vesa, ora si mette male, Vesa e Franco Palmieri, due dell'Universal Disasters, l'avrà mandare Stefandrew qua, dai, David Johnson ora è solo, cosa fanno? Si voltano proprio su di lui, sul Montilla, sull'obiettivo, sul pericolo numero uno, e infatti David Johnson li respinge, ma sono troppi, sono in quattro contro uno. Che bastardata ragazzi, che bastardata questa degli Universal Disasters che si uniscono in parte ai Black Spiders, incredibile, nella lotta contro David Johnson, incredibile ragazzi, e Mr. Gufo dov'è Mr. Gufo? Non ci credo. Qua per David Johnson si mette troppo male, oltre
ai due Universal Disasters, arriva anche il leader e nonché sfidante di David Johnson al Night of Champions tra tre giorni. Si mette male per Johnson qua, eh. E non ci credo, Stefandrew qua fa contare l'arbitro, 1, 2 e 3. Non ci credo, Alexander va a vincere, ma soltanto grazie all'intervento di Franco, di Vesa e di quell'altro che è Dante. E Mary Johnson ha polverizzato a soli 3 giorni nella Night of Champions della sua sfida contro Stefandrew per il numero a contender match. Pensare, guardare qua. Slekon è stato messo giù, ha sbattuto il cranio, la fronte contro il finestrino dell'auto, l'ha spaccata in due. Mamma mia ragazzi, che botta per Slekon che arriva malissimo a Night of Champions. Siamo giunti al nostro main event dopo l'aggressione spudorata ai danni di The Slekon di King Mr. P. Se avranno Night of Champions, forse per la resa dei conti tra i due. Beh, uno dei due certamente potrà, il vincitore potrà ambire al titolo internazionale, secondo me. E se fossi Mr. P, io cercherei in tutti i modi di vincere, perché questa sfida può dire molto per lui, per il suo futuro. Questo è stato Mr. Gufo, il number one contender, un ex campione per soprattutto 3-4 minuti in quella di One and All. Aveva battuto Stefandrew con il suo avversario di Erno, poi ha incassato Alexander e quindi ha perso il titolo WWEF. Il leader degli Universal Disasters, lui è Stefandrew, ex campione WWEF. Cosa è successo a Manetoglia? Abbiamo avuto veramente tre campioni. Prima Stefandrew, poi Mr. Gufo e poi Alexander che è incassato. Ora però Stefandrew se la dovrà vedere a Night of Champions tra 3 giorni contro David Johnson per il ruolo di number one contender. Beh, direi che si può iniziare questa sfida. Se il Gufo non è il meglio, vedete ancora le bende e si porta dietro tutta la schiena, il corpo, il petto, insomma anche recenti colpi all'aggressione del Dex Players non gli hanno di certo fatto bene. Però è un Gufo che ha saputo reagire, rialzarsi, dovrà, dimostrare il meglio del meglio se vorrà battere Stefandrew. Però insomma, avete visto Alexander, è stato furbo, ha detto io non spreco energie, mi faccio aiutare dagli amici. Lo stesso Stefandrew, però in questo match non sarà un match senza scudo, quindi io penso che lui voglia vincere di mano sua, di mano propria. Subito Gufo con il leg lock, penso che David Johnson è...